Beppino è già partito, ma viene mi sposerà. Ci troviamo all'interno del Museo Nazionale Storico degli Alpini sul Lo Strento e all'interno di questa sala abbiamo colto l'occasione, poiché durante gli scavi di realizzazione del museo sono stati ritrovati delle tombe, delle sepolture di epoca longobarda, di mettere in evidenza anche questi ritrovamenti. La realizzazione di un'applicazione quindi di realtà virtuale per il Museo degli Alpini nasce con l'idea di valorizzare il lavoro di documentazione tridimensionale che è stato fatto durante gli scavi dell'area. In particolare la tecnica fotogrammetrica è stata utilizzata in questo caso per ricostruire tutte le diverse fasi dell'abitazione del Dos Trento, quindi a partire dalla fase longobarda fino alla fase neolitica, e l'applicazione consente semplicemente attraverso un QR code di accedere a delle sepolture più importanti, visualizzando quindi la ricostruzione 3D dei modelli che abbiamo prodotto. Beppino è ritornato. Questa storia ci lega alle origini della città di Trento. La città di Trento infatti sorge proprio sul Dos Trento. Quindi diciamo, colleghiamo la storia di questi ritrovamenti alla storia del soldato di oggi. In questa trasposizione tra il guerriero di epoca longobarda trova piena realizzazione con la figura dell'alpino di oggi.